Io oggi voglio parlarvi di un tema che vi sta molto a cuore. And today I want to speak about a theme that it's in my heart. Finché avremo vita, noi avremo sempre a che fare con questa parola. Until we are living, we will have to always do with this word. In realtà noi non vorremmo avere a che fare con questa parola, ma siamo costretti ad avere a che fare con questa parola. We would not like to have to do with this kind of word, but anyway we have to face that we have to do with this word. E noi non viviamo in una favola, in una fiaba che vogliamo solo le cose che ci piacciono, ma più volte siamo costretti a vivere delle cose che non ci piacciono. We are not living in a beautiful tale where we have only what we like, but sometimes we must pass through things that we don't like. Oggi si parla molto in generale di riposo, di benedizione, di prosperità. Today in many places people speak about blessings, prosperity. E si cerca chiaramente per consolare, per incoraggiare l'uditorio, si cerca di spingere queste tematiche in mezzo al popolo di Dio. And people try to speak about these arguments in the church also to encourage the believers. Ma io voglio parlarvi del Vangelo. But I want to speak you about the gospel. E oggi vi parlo di una parola che non possiamo fare a meno con la quale non possiamo fare a meno di rapportarci, anche se non lo vogliamo. And today I will speak you about a word that we have to face even if we don't like. Ecco, senza venir meno all'attenzione, parliamo dell'avversità oggi. And today nessuno ha detto amen. Today we will speak about tribulations. E andiamo nel libro dei Proverbi al capitolo 24, il verso 10. Dio ci benedica, alziamoci all'impiedi. We'll be reading in the book of Proverbs chapter 24 verse 10. È meglio affrontare l'avversità all'impiedi, fratelli, che seduti. It's better to face the tribulations standing up instead of sitting. Le difficoltà vanno affrontate che abbiamo la forza. Amen. We must face tribulations with the strength. E il verso 10 dice: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. It says, if you falter in times of trouble, how small is your strength? Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Oh Lord, we pray you with all our heart. Apri il cielo sopra la nostra vita e consola la nostra vita. Open the heaven upon us and give blessing on us. Noi sentiamo che tu riverserai sulla nostra vita il balsamo che curerà le nostre ferite. We feel that you will pour on us the anointment that will sickness. E siamo certi anche che provvederai a quanti in questo momento sono nel furore dell'avversità. And we are sure that you will also provide to those who are in the midst of trouble. Signore, noi speriamo solo in te. Oh Lord, we hope only in you. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. We pray in the name of Jesus, amen. Accomodatevi, fratelli. Take a seat. Io credo che se potessimo liberarci una volta per sempre dall'avversità, lo faremmo subito. I believe that if we could take away the trouble from our life, we would do that as soon as possible. Non so se avete notato, fratelli, ma l'uomo è più in grado di ricordare i momenti difficili che i momenti belli. Usually mankind, it's easier for mankind to remember difficult times instead of happy times. E questo avviene anche nei racconti. Se dobbiamo ricordare un episodio bello, noi evitiamo di raccontare certi particolari e diciamo è stato bello, bellissimo e finiamo. And this happens also when we are telling stories, when we are telling about an happy story, we don't tell about some
details which are not so happy. Ma quando ci avviene qualcosa di difficile e proviamo a raccontarlo, noi ci mettiamo in mezzo tutti i particolari. E mi è successo questo, e poi non sai, e devi sapere, e poi manco a farlo apposta, e raccontiamo tutto. But when we are speaking about a story of trouble, then we speak about the story, giving all the details, details upon details, so you don't know what it happened, and this and this and so on. E dobbiamo comunque riconoscere che le cose difficili forse ci segnano più delle cose belle. And we must realize that probably difficult things have more influence on us than beautiful things. Io stasera voglio dirvi 5 semplici cose intorno all'avversità. And tonight I want to speak about 5 simple things regarding trouble. Non vi illuderò intorno a questa parola, ma 5 semplici cose le voglio dire a voi perché le ho dette prima a me. I don't want to delude you about this word, but I will tell you about 5 simple things. Ecco, e tanto per incoraggiarvi, devo dirvi che l'avversità non se ne andrà mai dalla tua vita. And just to encourage you, I tell you that trouble will never go away from your life. Non sto dicendo che vivrai sempre nell'avversità, ma ci saranno dei momenti della tua vita dove vivrai, vuoi o non vuoi, l'avversità. I'm not saying that you will always live in troubles, but there will be times of trouble in your life, during your life, either you want or not. Voi avete visto noi abbiamo dei calendari a casa, non quelli che si strappano, quelli lunghi dove si possono segnare diversi appuntamenti. Ecco, quello dell'avversità è un appuntamento che non vorremmo mai segnare, ma non saremmo noi a segnarlo, è proprio la vita umana che ce l'ha già segnata. In our homes we have these calendars where we can write down appointments, and in the life there are dedicated time in this calendar when we will have to face troubles and we cannot avoid that. Tant'è vero che la scrittura, quando parla dell'avversità, parla proprio di un giorno che gli appartiene, se ti scoraggi nel giorno dell'avversità. In fact, the Bible regarding troubles says that there is a time dedicated to pass through a trouble. Per quanto riguarda l'avversità, fratelli e sorelle, non è se avviene, ma quando avverrà. So concerning about trouble, it's not a matter of if we will face trouble, but it's a matter of when trouble will come. Gesù ha detto che piove sul giusto e sull'ingiusto, come il sole esce sul giusto e sull'ingiusto. Jesus said that there is rain upon the righteous one and the wicked one, and the sun rises upon the righteous one and the wicked one. E quindi l'avversità non è per quelli che sono nel peccato, ma sono anche per quelli che sono nella grazia. And so the trouble is not only for the people who are living in sin, but it's also for people who are living in grace. Il profeta ha detto: quando passerai per le acque non sarai sommerso, quando passerai per il fuoco non sarai arso. The prophet said, when you will pass through the waters, you will not go deep in them, and when you will pass through the fire, you will not burn. In poche parole, non ha detto se passerai per le acque o per il fuoco, ma quando passerai. The prophet didn't say if you will pass through the waters or the fire, but when you will pass through the waters and the fire. E poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che nel libro dell'Ecclesiaste dice che c'è un tempo per ogni cosa. And we must also say that in the book of Ecclesiastes there is a time for everything. Vi ricordate quel passo? C'è scritto: c'è un tempo per la pace, un tempo per la serenità, un tempo per la felicità, un tempo per stare bene. No, c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Do you remember that verse in Ecclesiastes? It says there is a time for peace, there is a time for war, there is a time for blessing and a time for trouble. C'è un tempo per abbracciarsi, segno di pace e di buona convivenza, e un tempo per astenersi dagli abbracci.
There is a time to hug and a time to not to do not hug. Ecco, ora partendo da questo presupposto, è ovvio che già avviene un salto di qualità nella nostra vita spirituale. And so starting from this point, it's obvious that we have to make a step in our spiritual life. Sapendo che c'è un giorno che è chiamato avversità e che arriverà nella nostra vita, non sappiamo quando, ma le avversità sono tante, noi da stasera siamo già pronti nella grazia di Dio per attraversare col timore di Dio gli episodi più difficili. So knowing that we will have to face troubles in our life, from tonight we will be ready to face those times when they will arrive. Fratelli, io non sono tra quelli che vi dice se accettate Gesù andrà tutto bene. I'm not the person who says if you accept Jesus everything in your life will go right. Non mi sento di modificare il Vangelo perché nessuno di voi o di noi si sconvolga stasera. I cannot modify the gospel in order that nobody is shocked tonight. Non mi sento di parlarvi soltanto di allegrezza e serenità, voglio parlarvi di quella che è la nostra vita umana, anche spiritualmente parlando. So I don't feel to speak about happiness and joy, but everything regarding our spiritual life. Se noi parliamo con tutta onestà, allora succede che quando anche le anime nuove passeranno l'avversità, rimarranno in mezzo al popolo di Dio. If we speak truly, it will happen that when new souls will face trouble, they will remain attached to the ways of Lord. Fratelli, quanti di voi, se volete potete anche alzare la mano, almeno per una volta nella vostra vita spirituale avete visto che qualcuno ha iniziato la fede e poi al primo problema ha rinunciato? How many of you have seen that someone started to live in faith and then after the first problems they renounced, they gave up? Quanti di voi hanno fatto questa esperienza con i propri occhi? How many of you did see this? Questo è uno dei problemi, purtroppo, che a volte non dipendono soltanto dalle anime nuove, ma dipende anche da chi ha parlato a queste anime. And this problem does not depend only on the new souls coming to Jesus, but depends also to the people who spoke about of Jesus to these new souls. Fratelli, spesso si sente questo tipo di Vangelo: se accetti Gesù è tutto a posto, va tutto bene, si sistema tutto, non ti mancherà nulla. Ma se andiamo a vedere sul piano biblico, non mi sembra che le cose siano proprio così. Many times we hear people saying if you accept Jesus everything will go right, you will not have any problem, you will have everything, but if we read the gospel it's not just like that. Fratelli, io credo che il Signore metta a posto ogni cosa nella nostra vita. I believe that the Lord makes everything right in our life. Ma non credo a Gesù come alla lampada di Aladino che esce fuori per realizzare i nostri desideri e per tirarci fuori dai guai. But I don't believe that Jesus is like the Aladdin lamp, that every time we like we ask him for everything we want and to avoid any kind of trouble. Alla luce del fatto che comunque l'avversità fa parte della nostra vita, noi possiamo subito con un medicinale squisitamente biblico andare incontro a questo problema, e che è risolto attraverso un verso: tutto coopera al bene per quelli che temono Dio. And in the light of the fact that troubles is part of our life, I also remind you that the Bible says that everything cooperates for the goodness of those who trust the Lord. La cosa che voglio dirti stasera è che comunque l'avversità fa parte per tutti gli uomini, è una cosa che tutti gli uomini vivono. So I want to say you that trouble is a situation that all mankind lives. Non c'è sulla terra un uomo che non abbia mai vissuto un momento difficile
nella sua vita. There is nobody on this earth who never had a time of trouble. E credo che stasera in mezzo a noi non ce n'è uno che non abbia mai vissuto un momento difficile. Se c'è, alza la mano. And I believe that even tonight in the midst of us, nobody of us had lived without passing through a time of trouble. Fratelli, per voi può sembrare che io vi stia dicendo qualcosa di scontato, ma non è nulla di scontato, e vi dico perché. It seems you can feel that as if I am telling something which is obvious, but it's not obvious, and I also tell you why. Perché quando noi viviamo personalmente l'avversità, solitamente pensiamo che tutto succede sempre a noi. Because when we personally live in a time of trouble, we think that everything is wrong for us. Abbiamo passato dei momenti difficili e la prima cosa che abbiamo detto sempre a me. We passed through difficult times and we said it always happened to me. E poi magari ci siamo affacciati nella vita degli altri e quando li abbiamo visti sorridere, rilassati, un po' ce la siamo anche presi, va? And probably we also see other people who did not have problems in that time, and we even probably became envy. E per non perdere la forza nel giorno dell'avversità, devi sapere che l'avversità è una cosa comune a tutti gli uomini. You have to know that troubles is something common to all mankind, and so you will not lose strength when you will pass through times of trouble. La seconda cosa che voglio mettere in evidenza riguardo all'avversità. So the second thing that I want to show you about trouble. Fratelli, è che non sempre c'è un perché per le cose che ci avvengono. Is that not always there is a reason of the things that happens to us. Noi sappiamo che ci sono delle cose che ovviamente vengono dal diavolo, dall'inferno, per mettere intralcio nel nostro percorso spirituale. Ci sono delle avversità che hanno un autore, il nemico delle anime nostre. We know that there are troubles that come from the devil, from the hell. Ci sono anche delle avversità che vengono perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate. There are also troubles coming because we did some wrong choice. Dobbiamo riconoscere che forse ci siamo messi in dei percorsi che non dovevamo fare e quindi abbiamo raccolto delle situazioni difficili. Quindi è probabile che certe avversità dipendono anche da noi. It could be that we walked on the wrong path, so we got into troubles as a consequence, and so we were the cause of those troubles that we were living. Ci sono però anche delle avversità che avvengono perché devono avvenire nella nostra vita. But there are also troubles that happens because they must come into our life. Mentre per alcune puoi evitarle riguardo alle scelte sbagliate, altre non le puoi evitare perché servono per la tua crescita. You can avoid the troubles coming as a consequence of your wrong choices, but there are other kind of troubles that you cannot avoid because they are coming into your life for your growth. Fratelli, nell'avversità si vede di che pasta siamo. It's in the trouble that we can see how we are made. Fatemi passare questo termine, perdonatemi. Nelle avversità si vede se il marchio della salvezza è originale. It's the times of trouble that we can see if the printing of the salvation is original. Nelle avversità si vede i legami che abbiamo con il Signore. It's the times of trouble that we can see the ties that we have with the Lord. Nelle avversità si vede la passione che abbiamo per il Signore. It's in the troubles that we can see the passion that we have for the Lord. Nelle avversità si vede il rapporto che noi abbiamo stabilito con il nostro Salvatore. It's in the troubles that we can see the relationship that we have established with our Lord. Quindi è necessario che viviamo le avversità. So it's necessary that we pass through troubles. Sicuramente durante l'avversità, durante il periodo dell'avversità, tutto questo non lo possiamo capire perché
non vediamo l'ora di uscirne fuori. For sure, during the time of trouble, we cannot see these things because we just want to get out of them. Fratelli, però sto per dirvi una cosa che voi sapete. But I'm going to tell you something that you already know. La stragrande maggioranza di voi che ha vissuto un'avversità, dopo ha ringraziato Dio per quell'avversità. Most of you that have lived through times of trouble afterwards had thanked the Lord for living that trouble. Non lo comprendavamo durante l'avversità perché c'è tutto nascosto, vogliamo subito uscire fuori dal problema ed è naturale. We didn't understand that when we were passing through the trouble because we just wanted to get out of the trouble and it's natural. Ma ci sono delle avversità che appena siamo usciti fuori, da cui siamo appena usciti fuori, abbiamo detto: Signore, io ti benedico per questo problema. But there are some troubles that after they have ended, we thanks to the Lord that we experienced that trouble. Sapete perché? Perché ci siamo accorti che quell'avversità è stata la nostra scuola. Because we realized that trouble has been our school. In quell'avversità ci siamo resi conto che possiamo confidare solo in Dio. In that trouble we realized that we can trust all in the Lord. Fratelli, parliamoci chiaramente. Se dei fratelli non ti deludono, tu non potrai mai mettere gli occhi solo sul Signore. Let's talk clearly. If some brothers will never disappoint you, you can never put your eyes only on the Lord. Ed è anche naturale che qualche volta, speriamo che questo non avvenga studiata, che qualcuno ti scoraggi. È naturale questo, perché in quella situazione tu puoi capire che l'unico che ha apprezzato la tua vita, che è in grado di cambiare la tua vita, è il Signore. So it's natural that someone sometimes will disappoint you, but in that situation you can understand that it's the Lord who is working in your life and you can trust only on Him. Solitamente noi nell'avversità sentiamo il bisogno di essere consolati. So usually during when we pass through trouble we feel the need to be encouraged. La Bibbia dice che noi dobbiamo consolare gli afflitti. And the Bible says that we must bring encouragement to those who are sad. Ma non sempre è così. But not always is like this. Ci sono delle situazioni dove sarai chiamata a rimanere sola o solo. You will have to pass a situation in which you will have to face to be alone. Dove quella telefonata che tanto desideri non arriva. So there will be situations in which that phone call that you desire will never arrive. Dove quei fratelli e quelle sorelle che ti sono state tanto vicino, proprio in quel momento li vedrai indifferenti. There will be situation in which you will see that those brothers that were very close to you in the former times, in that specific time, they will be distant, far from ma you. Ma così quando uscirai da quella che è l'avversità, tu non dovrai ringraziare nessuno, ma solo Dio. And so when this happens and you will get out from this trouble, you will only to thank God and nobody else. Fratelli, Paolo, l'apostolo Paolo è sempre stato circondato da tanti servi del Signore, ma anche da tanti amici spirituali. The apostle Paul was had around him many servants of the Lord and many spiritual friends. Eppure lui scrive a un pastore come Timoteo e dice: nella mia prima difesa non si è trovato nessuno al mio fianco. But at one point he wrote to Timothy and he says in that letter, in my first defense nobody was around me. Fratelli, voglio farvi una domanda: ma dove erano tutti quelli che hanno viaggiato con Paolo durante i viaggi missionari? And I want to ask you, where were all those collaborators and people who traveled together with Paul when he found himself in trouble? Paolo, quando scrive le lettere, è sempre contornato di saluti, e tutti quelli che gli mandavano tutti i saluti affettuosamente, ora in questo problema dove sono?
When Paul wrote letters, there were many. He sent many greetings to many friends, many brothers. But when he was in a difficult time, where were all those brothers and spiritual collaborators? Questa è una delle centinaia di avversità che ha vissuto l'apostolo Paolo. And this was one of the many troubles that the apostle Paul lived through. Ma sapete perché non si è trovato nessuno? But do you know why? Nobody was close to Paul at that time. Perché dopo quel verso Paolo aveva doveva scrivere un altro verso. Because Paul had to write another verse following that statement. Dopo il verso nella mia prima difesa non si è trovato nessuno al mio fianco. After the first verse where he wrote. During my first defense, nobody was around me, was close to me. Ha potuto scrivere nel verso successivo, ma il Signore è stato con me. He wrote in the following verse, but the Lord was with me. Io voglio dirti che le avversità nella tua vita a volte vengono perché tu possa scrivere questo verso nella tua vita, ma il Signore è stato con me. So I want to tell you that troubles happens in your life because then at the end you can write this verse, but the Lord was with me. Questo verso non lo scriverai nelle feste di compleanno. You will not write this kind of verse during celebration. Non lo scriverai quando tutto va bene. You cannot write this verse when everything goes right. Non potrai metterci quel ma se tutte le cose funzionano sempre in una maniera impeccabile. You can never say but the Lord was with me if everything goes happily and without any problem. Quel ma è un salto di qualità rispetto ad una situazione negativa. That but the Lord was me is a step beyond a difficult situation. E quando noi viviamo le situazioni più brutte che possiamo dire ma il Signore è stato con me. It's when we pass through the hardest times that we can say but the Lord was with me. Per cui stasera non ti devi scoraggiare se sei nell'avversità, perché Dio ti darà una penna per scrivere il secondo verso nella tua vita. So you must not be discouraged tonight if you are in troubles, because the Lord will give you the pen to write this second verse. Il terzo consiglio, fratelli, che recepiamo dalla parola di Dio in questo verso. And the third advice that the word of God tells us in this verse riguarda il nostro rapporto con il Signore. Concerns our relationship with the Lord. Nel momento dell'avversità, solitamente noi pensiamo che Dio ci sta abbandonando. Usually in times of trouble we think that the Lord has abandoned us. Forse non lo pensiamo proprio, ma l'idea ci sfiora: il Signore dov'è? Probably we don't think that consciously, but we have a kind of question in our mind saying, but where is the Lord? E dobbiamo riconoscere la nostra debolezza. Nei momenti difficili ci viene da dire, ma il Signore dov'è? And we must realize our weakness, because in difficult times we say, but where is the Lord? Sapete nel giorno dell'avversità il Signore dov'è? And do you know where is the Lord in times of trouble? È nell'avversità stesso. He is in trouble itself. Cosa dovevano dire gli amici di Daniele quando fu detto loro che dovevano entrare nella fornace ardente? What had to say the friends of Daniel when they were told that they had to enter in the burning oven? Fratelli, c'è un verdetto per loro: dovete morire. There was a death judgment on that. You have to die. E dal verdetto, dalla condanna, fino alla fornace, non c'è Gesù. Non c'è la presenza di Dio con loro. Sono soli. And between the death judgment and the burning oven, Jesus was not there. They were alone. Ma poi quando scendono nella fornace ardente, viene visto un quarto uomo. But when they are inside the burning oven, a fourth person was seen with them. La presenza di Dio è manifesta nell'avversità.
The presence of the Lord is shown in the midst of the trouble. E se stai per passare un'avversità, non aver timore, incontrerai il Signore in questa avversità. So if you are going to pass through a time of trouble, don't worry because you will meet the Lord inside that trouble. E sarà lui stesso a fare la differenza in questa avversità. And he will make the difference in that trouble. E spesso nei momenti difficili ci viene da gridare: Signore, non mi abbandonare. Usually when we pass through difficult times we feel to shout, oh Lord, don't abandon me. Fratelli, Dio non ha mai abbandonato nessuno. But the Lord have never abandoned anyone. Anzi, uno solo è stato abbandonato da Dio. Only one person was abandoned by God. Sapete chi? And do you know who was? Chi è stato abbandonato? Who has been Gesù. Abandoned? Jesus was. Sulla croce. Jesus on the cross was abandoned. Per cui non c'è più problema perché il carico se l'è preso lui. So there is no problem because that heavy load was on him. E permettetemi anche di dire questo: è inutile pregare qualcosa che non può mai avvenire. È inutile dire Dio non mi abbandonare. And let me say that it's useless to pray about something that can never happen. It's useless to pray, oh Lord, don't abandon me. Se rimani nella grazia di Dio, Dio non ti abbandonerà mai. If you are in the grace of the Lord can never abandon you. Se rimani fermo nelle sue vie, Dio non ti lascerà mai. If you stand in his ways, the Lord will never let you go. Fratelli, forse nella preghiera dobbiamo cambiare modo di dire. So perhaps we have to change our words when we pray. E nell'avversità non dobbiamo dire più Signore, stammi vicino, non mi abbandonare. So during troubles, during times of troubles, we must not say, oh Lord, be with me and don't abandon me. Ma quello che dobbiamo dire nella preghiera, Signore, aiutami a non abbandonarti. But we must pray saying, oh Lord, help me to not abandon you. È perché nel momento difficile c'è la tentazione che noi abbandoniamo il Signore, because, non il Signore che abbandona noi. Because in difficult times there is the temptation for us to give up and abandon the Lord. È nel momento dell'avversità che noi dobbiamo imparare con ogni umiltà a dire al Signore, Signore, fa che io ti sia ancora vicino in questo momento. We must learn to say to the Lord, oh Lord, help me to be with you, close to you during the times of trouble. Non è né la prima né la seconda volta di alcuni che dopo aver promesso fedeltà al Signore dicono è una prova troppo difficile, non ce la faccio ad andare avanti. Some says during a difficult trial, oh, this trial, this trouble is too hard for me, I cannot go on in this way. Oppure qualche volta addirittura si è osato dire non pensavo che Dio facesse così. And sometimes someone says, oh, I didn't think that the Lord let these things happen. Fratelli, Dio non c'entra niente con i nostri errori e con le nostre scelte. And I want to tell you that the Lord has nothing to do with our mistakes and our wrong choices. A volte noi raccogliamo semplicemente il frutto di una nostra scelta. Sometimes we just ripe the fruit of our choice. Se avessimo interrogato Dio in quella scelta, avremmo raccolto un frutto diverso. And if we asked for advice to God in that choice, we would have ripe a different fruit. Forse dovremmo avere il coraggio di dire di fronte a certe cose, Signore, perdonami per quella scelta che ho fatto, ecco il frutto che sto raccogliendo. And so perhaps we should have the courage in some circumstances to say, oh Lord, forgive me for that wrong choice, because this is just the fruit that I'm reaping for that choice. La quarta cosa che ricavo da questo verso è una cosa che fa piacere a tutti quanti. And the fourth advice that I read in this verse is something that is pleasant for everybody. È più semplice di quanto pensi. It's easier than what you think. E ricordati quello che sto per dirti. Remind what I am saying you about. Quando entrerai nell'avversità, when you will get into trouble, prima o poi finirà. It will end. Semplice. It's easy. Prima o poi finirà. It will end sometimes. Dovete sapere, fratelli, che nulla è per sempre se non il Signore.
You must realize that nothing is forever except the Lord. E quindi quando devi affrontare un momento difficile, sappi che c'è una fine per quel momento difficile. And so when you will have to face trouble, you must know and realize that there will be an end to that trouble. Forse se impariamo a vivere l'avversità in un determinato modo, riusciamo anche ad accorciarla. And perhaps if we live in a certain manner during troubles, we can even make that time of troubles shorter. Fratelli, quando noi siamo vicini al Signore, noi non ci rendiamo conto dei grossi ponti che superiamo e poi ci giriamo indietro e diciamo da che cosa il Signore ci ha tirato fuori. When we are close to the Lord, we don't even realize about the big steps that we do, and then when we turn back, we thanks the Lord that we have passed through all that. Molti entrano nell'avversità e iniziano a pensare che la loro vita è finita, che la loro vita è distrutta, che non vale più niente, che non bisogna più andare avanti. Many believers when are in troubles think that their life has ended, that there is nothing to do, that everything is destroyed in their life. È mai venuto un momento nella vostra vita che voi avete detto non c'è più nulla da fare? Did you ever pass a time in your life when you said that there is no hope for me, there is nothing to do? Che non avete visto più futuro davanti a voi? That you didn't see any future in front of you? È stato così? Aveva ragione la voce dello scoraggiamento? And it ended as it was like this discouragement voice was telling your head. Non ci ha tirato fuori il Signore? Did the Lord took us away from that trouble? Non ci ha fatto vedere che lui ha per noi pensieri di pace, un futuro e un avvenire? Didn't it happen that the Lord showed us that he has thoughts of future for our life? Non è stato lui a farci realizzare che l'avversità ha un tempo e poi finisce? Didn't the Lord show us that the trouble has only a certain time and then it ends? E quindi ricordiamoci insieme, fratelli, che prima o poi finirà. And so let's remind all together that the troubles we will end. E solo una cosa inizierà e non finirà più: la vita eterna. Only the eternal life will start and will never end. Spero che per voi non sia un'avversità la vita eterna. And I hope that for you eternal life is not a trouble. Perché guardando alcuni sul volto sembra anche che quello sia una prova, il fatto che Dio ci abbia concesso un giorno di entrare in cielo. Because looking at the face of some person, sometimes it seems that for them the eternal life is like a trouble. E infine, e concludo, quello che noi dobbiamo vedere nell'avversità è il risultato che produrrà questa avversità. And to conclude, we have to see about the result that will come from that trouble. Fratelli, se tutto coopera al bene, anche l'avversità è in grado di cooperare al bene. If everything cooperates for the good of the believers, also the trouble will cooperate for the good of the believers. E quando inizierai a passare per la valle dell'ombra della morte, per le fiamme alte, per il fiume ingrossato, pensa a quello che quell'esperienza sarà in grado di produrre nella tua vita. And when you will start to pass through the valley of the death, through the waters, the fire, think about what that trouble can give, can result in your life in the end. Fratelli, non produce niente, ma una cosa è sicura: potrai essere di luce a chi ti viene indietro. So you can be sure that that trouble will not result in something harmful for your life, but it will be a light for other people who is around you. Sapete cosa disse Charles Greenway quando si ammalò di malaria in Burkina Faso? Do you know what Charles Greenway said when he got sick of malaria in Burkina Faso? Lui stette molto male in Burkina Faso, vicino alla morte. He was near to the point of death in Burkina Faso. Quando prese la malaria e fu guarito, disse: ringrazio Dio per aver preso la malaria.
He got sick and then he was healed, and in the end he said, I thank God that I got sick. E perché così tutti quelli che prenderanno la malaria, io dirò che Dio può liberare dalla malaria. Because so I can tell to all the person that will become sick that the Lord can free from sickness. E quando sarai povero, sarai senza soldi, sarai in difficoltà, inizia da adesso a ringraziare Dio, perché più avanti dirai che Dio ha provveduto splendidamente a ogni vostro bisogno. And so after that you have passed through difficult times of poorness, of lacking something, in the end you can thank the Lord because you can say to others that the Lord can provide for everything. Quando sarai vicino alla morte potrai dire a chi si avvicina alla morte, Dio può liberare anche dalla morte. And when you will be close to the point of death, you can thank the Lord because afterwards you can say to others that the Lord can free also from the death. E quando avrai un gravissimo problema, magari in famiglia, nella tua vita, e avrai superato questa avversità, potrai dire a chi entra in un grave problema, non ti preoccupare, non so come, ma Dio ti tirerà fuori. And when you will pass through hard troubles also in your family, after this trouble has ended, you can say to other people, I thank the Lord for this, and I don't know how but the Lord can also free you from this trouble. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. If you falter in times of trouble, how small is your strength? Chiniamo il capo e preghiamo. Let's pray. Alleluia, alleluia, Signore, gloria al tuo nome.